Come avviene l'attacco invece di via Tomacelli? L'attacco contro un plotone di allievi ufficiali delle Brigate Nere che precedeva un corteo fascista? Dunque, io ero ritornato da poco perché io stavo facendo cella e fui richiamato proprio il 4 di marzo. Il 4 di marzo facendo cella perché ormai era chiaro che il progetto di insurrezione era fallito perché gli alleati non arrivavano. E quindi ripresi contatto con i miei compagni che organizzammo, c'era una nuova manifestazione fascista a Latinano, che si permettevano di ricordare l'anniversario mi pare della morte di Pazzini, si permettevano di ricordare come loro ispiratore Giuseppe Pazzini. Ora, se c'è un abisso tra due diversi modi di intendere la vita, la politica e la libertà, beh, era proprio tra Pazzini e non potevamo permettere. Non potevamo permetterlo. Per cui ci decidemmo non di rifare un attacco all'Adriano come facemmo quando ci fu l'assemblea degli ufficiali della Repubblica dell'Esercito di Graziani, che fallì d'altro canto non sapevamo né come né perché. Ancora non sapevamo né come né perché, quindi decidemmo di attaccarli fuori perché loro avevano già dichiarato che avrebbero fatto un corteo per la città e che già erano Pazzini. E ipotizzammo che, come avevano detto loro, sarebbero passati per via Tomacelli per arrivare al Corso Umberto e all'Altare della Patria per portare un omaggio. Ignoto. Quindi anche questo percorso aveva una simbologia, Aveva una diciamo. simbologia. Ora, a Via Tomacelli c'è una sorta di c'è un largo dove di fronte a, che non lasciava libera questa piazzetta che si sviluppava di fronte alla nuova sistemazione dell'Augusteo, fatta tra l'altro da un grande architetto ebreo del 1930, prima delle leggi razziali, e Morpurgo, e che era una sistemazione bellissima. Di fronte c'era un largo su cui, lungo il prosieguo della via Tomacelli, era stato messo una specie di piccolo edificio con delle vetrine, una sorta di negozio, non mi ricordo bene che cosa ci fosse dentro. Noi pensavamo di portare l'attacco di lì, da questo ostacolo che ci permetteva di rimanere nascosti, Francesco Curreri e io. E eravamo armati di queste bombe da mortaio Brixia modificate in bombe a mano. Mentre arriva il corteo, che era preceduto da una compagnia della Guardia Nazionale Repubblicana, uno di questi gruppi fascisti di allora, non so se fosse Onore Combattimento o Roma Morte o altre cose di questo genere. Che arrivavano e precedevano il corteo, e su questa avanguardia armata noi lanciamo queste bombe di mortaio di cui eravamo forniti. Intanto intorno a noi c'erano gli altri compagni dei GAP, tra cui anche i nostri comandanti, Salinari. Carlo Salinari e Franco Calamandrei, che erano distribuiti ad intervenire nel caso in cui ci fosse stato un aggancio di noi da parte della struttura. Ma questi, presi dal panico, si sparpagliarono e Carlo Salinari mi raccontò dopo
quando ci rivedemmo qualche mezz'ora dopo in un posto dove c'eravamo dati l'appuntamento, come facevamo sempre dopo le azioni di un certo, di una certa consistenza militare, e disse che la cosa aveva fatto molta impressione e che la gente diceva tutta contenta, la gente che scappava di intorno, sono i comunisti che stanno andando ai fascisti. E questa cosa ovviamente vi, vi esaltò anche, no? Sì. Eravamo ben contenti e lo sapevamo del resto perché ne avevamo avuto l'indicazione precisa già in, soprattutto dopo 100 Celli. Certo. C'era un legame tale fra noi e la popolazione che era forte. Quindi l'azione andò a buon fine. L'azione andò a buon fine. Però la cosa interessante è che i tedeschi proibirono da quel momento ai fascisti, ai repubblichini, di fare una qualsiasi manifestazione pubblica. Infatti dopo l'attacco di Carasella i repubblichini furono chiusi nel, qualche giorno dopo, mi pare il 28 e il 29 di marzo, furono chiusi dentro il Ministero della Cultura Popolare in via Veneto e fecero una riunione, ma all'interno di un edificio ben protetto, e tirarono fuori per primi la famosa bufala dei manifesti. Tiziani fece questo, ma questo dopo l'attacco di Via Rasella. Quindi è questo il motivo per il quale, questo divieto è il motivo per il quale il giorno dell'attacco di Via Rasella dovevano esserci due azioni, invece poi c'è cioè una contro i fascisti e una contro i tedeschi? Esatto. Ah. Che poi quella contro i fascisti, esatto, fu fatta perché non loro fu vietato di, per questo motivo. Infatti il 23 marzo noi avevamo preparato due azioni. Una che doveva essere fatta da casa, con una carrozzina da bambino con un bambolotto dentro, che doveva essere piena di tritolo. E una con l'attacco da due parti, su Via Rasella, che lo faceva fare io e il Caffettino, e gli altri compagni dovevano venire su, ma poi parliamo quando arriveremo a Via Rasella. Senti, facciamo un attimo un passo indietro. Nell'ottobre del 43 tu avevi organizzato con Mario Fiorentini e Franco Di Lernia un attacco contro Buffarini, Guidi e Barraco, che se ne andavano a cena in un prima ristorante. Ancora dell'esistenza dei CAP. Prima ancora dell'esistenza. Quando c'era l'esistenza, quando eravamo, io ero vice comandante militare e loro dei membri dell'ESAP. E diciamo Buffarini, Guidi e Barraco se ne andavano spesso a cena in un ristorante. Sì. Poi a un certo punto Mario Leporatti vi dà l'ordine di ritirarvi, di non fare più l'azione perché Emanuele Rocco era stato preso e quindi sì, si temeva una rappresaglia. Come vi siete, cioè ovviamente avete obbedito all'ordine di non fare più l'azione? Perché Mario Leporatti era comandante militare nella quarta zona, io ero il suo vice. Certo. Però da quel momento in poi insomma si creò un po' il problema della... Ma io ce l'ho sempre avuto in questo problema. Difatti io mi rifiutavo, inizialmente mi rifiutavo di... C'erano anche motivazioni di carattere, come dire, personale. Mi sembrava... era contrario di Cini. Certo. Sparare addosso alla gente, insomma. Cioè era rimasto ancora quella regola della guerra alla guerra, che io provavo profondamente, insomma. Ero convinto che si dovesse fare, però non mandava a farla. Io racconto appunto il pacto un bandito, quanto sono messo. Quali erano le sensazioni che provavi? Cioè temevi che ci andasse di mezzo? No, a parte la paura, c'era pure quella, ma non era quella che mi tratteneva, perché io so che tutte le volte che uscivo a fare una qualsiasi cosa avevo paura. A me la gente che non ha paura mi mette droga, perché la gente che non ha paura è cosciente. La paura è una componente esistenziale di ogni essere vivente, comprese le belve, e io non mi sentivo praticamente una belva. E quindi non è che la cosa la feci con
quando in seguito appunto le lunghe chiacchierate con Gesmundo, con altri compagni, noi che facevamo a casa di Carla, questi ci spiegavano che bisognava farlo, eccetera. E io ero convinto dal punto di vista razionale che bisognasse farlo. Però poi quando si trattava di metterlo in pratica era difficile. E trovavo sempre delle scuse, rimandavo, avevo fatto decine di uscita, di uscite senza. Fino a che si trattava, e l'avevo già fatto, di mettere uno spezzone su un camion tedesco in cui non c'era nessuno. E lo facevo saltare per aria, ma chi se ne frega. Ma è una cosa che mi disturbava profondamente, anche eticamente vorrei dire, no? Era il fatto di dover sacrificare delle domande, insomma. Mi sentivo pieno di solidarietà tra gli uomini. E quindi qualcuno, mettevamo dietro a questi gruppetti di fascisti quando cominciamo. E c'era anche la preoccupazione delle rappresaglie, ma non c'era solo quello. Quello era forse meno importante che non il fatto che era proprio l'uccidere che mi impugnava. E poi su questa storia di Barraco, dico, e di Bufalini, beh, questi erano dei responsabili fondamentali del fascismo, e ben venga, vabbè, proviamoci, andiamo. Però la caccia libera, come si chiamava allora, quella mi ripugnava. Io andavo, sono andato dietro a gruppetti di fascisti insieme ad altri compagni pronti ad attaccare, e non abbiamo attaccato, quello perché era troppo vecchio, quell'altro perché era un panzone, quell'altro perché era un ragazzino, era un coglioncello. Trovavo mille scuse per evitare, certo, per evitare l'aggressione. La cosa più difficile quindi era quando vi trovate da soli di fronte magari a un singolo o a... Beh, non tanto quello, perché il singolo poteva anche essere uno individuato come una carogna, Barraco e Bufalini. Quanto di fronte allo sconosciuto? Mentre in gruppo era più magari... No, andavamo sempre in gruppo più o meno. No, dico, quando vi trovate di fronte a un gruppo di fascisti era diverso. Era diverso, perché, ma difatti è lì che io ruppi praticamente questa preoccupazione di questi che passavano baldanzosi, cantando canzonacce, provocando la gente, da bandi fino ai denti, che erano veramente il simbolo dell'oppressione nazifascista. E lì non lì ce la feci. E fu lì che ruppi il 21 novembre, che ruppi questa crosta di, non vorrei chiamarlo pacifismo perché non era pacifismo, ero convinto della necessità di fare la guerra, di umanesimo, vogliamo chiamarlo così, non so proprio come chiamarlo, di Caritas, non lo so. Era una ripugnanza fisica per la indifesa della vita, se vogliamo, no? Della vita proprio in astratto. Che cosa vi senti dire alla gente, che ai commentatori, diciamo, che ancora oggi vi descrivono come freddi esecutori sanguinari? Non capisco un cazzo, perché io dove ho potuto sempre mille scuse, ma poveretto, c'è un panzone, ma che è solo avrà famiglia. C'è stato questo gruppetto dei ragazzi, ma mi mette a sparare a gente che ha l'età mia. Non so se... Mentre invece quando mi trovai di fronte a quelli che andavano in giro sfrocoliando la gente, dissi no, e voi avete rotto i coglioni. E cominciamo a sparare. Senti, lo sai che ho, rileggendo Acton Bandito, ho avuto anch'io la stessa sensazione di odio e... Quando ad esempio ho letto la vicenda di Alberto Marchesi, l'oste di una traversa di Via della Scrofa. Sì. E come te lo ricordi Alberto Marchesi? È stato catturato da qualche ora e la moglie ci accolse piangendo. E dicendo
l'hanno portato via perché non si tagliava il libro. L'hanno portato via un due ore fa. C'erano stati nella sua osteria, seduti due SS, e mangiarono, e poi lo arrestarono. E la spiata era venuta da uno del gruppo amico, il barnista di Via del Vantaggio, un gruppo che poi ha costituito una sua organizzazione, cioè, ma che era collegato con noi e avevano fatto delle azioni anche brillanti, avevano, per esempio l'attacco, uno dei primissimi attacchi che fu condotto con un successo irrisorio, però significativo, contro Via Tasso. E questi, tra l'altro, fu il gruppo che mi insegnò a costruire gli spezzoni. Era Domenico Viola che c'era il manista, che poi, poveretto, fu arrestato e fu massacrato di botte. Fu denunciato anche lui da una spia? Denunciato da un suo dipendente, che denunciò anche Alberto Marchesi. Infatti a me, la moglie di Marchesi, che era una quarantenne, un po' grassottella, mi pare Marchesi che fosse un abruzzese, era anche una cara persona, una persona affabile, tra l'altro ci si famava, andavamo lì e mangiavamo gratis, insomma. E questa era un po' come una mamma. Una mamma giovane, ma una mamma, anche Alberto aveva questa sua caratteristica paternalistica, ecco, non paterna, paternalistica nei nostri confronti. Aveva un figlio e fu arrestato insieme ad altri lui era uno dei gap periferici della quarta zona, con cui avevo mantenuto dei collegamenti, perché lì ci conoscevamo proprio di nome e cognome, sapevamo chi era mamma, eccetera. Mi chiamava Sasai, lo chiamavo Alberto, insomma, non ero Paolo. Questa cosa non ti dava timore, il fatto che sapesse la tua identità? Cioè... Beh, ma lì allora avevamo cominciato prima con loro, capito? Molti di loro sapevano il mio cognome. Ma ti fidavi di loro? Cioè... mi fidavo ciecamente. Infatti Alberto non ha parlato, Alberto è stato massacrato e poi ucciso alle cave ardeatine, ma non ha parlato. Dell'attacco al cinema Barberini del 18 dicembre del 43, come si svolse? Come fu organizzato? 17 dicembre facemmo una... beccammo un ufficiale tedesco che usciva sempre in via San Nicolò del Valentino. Beccammo un ufficiale tedesco che usciva dall'hotel Flora, dove c'era il comando tedesco. Lo seguimmo in via San Nicolò del Valentino, lo acchiappammo e gli sparammo e prendemmo la sua cartella dove c'erano i piani che ci fecero fare colazione. Del 31 gennaio, del 31 dicembre, facendo saltare lì alla stazione di Trastevere i centralini telefonici dell'antiaerea. La CIA Barberini fu un'azione rischiosa? È un'azione abbastanza rischiosa, abbastanza. Ci aveva provato già mai Fioretti, un paio di sere prima, perché la sera l'anno del coprifuoco era ancora alle 11 di sera, alle 23, e però il cinema Barberini ci mandavano i soldati che venivano in licenza dal fronte e facevano quasi tutte le sere dei film per i tedeschi. Non avevamo visto questo, avevamo organizzato l'attacco. Mario Fiorentini fece il primo tentativo, veniva giù in bicicletta da via Regina Elena, si chiamava allora via quella che oggi è via Barberini, accadde che lo spezzone con un chilo di trifloro dentro, erano tubi di ghisa chiusi da una parte e dall'altra, quelli che mi aveva insegnato Rico, concesso a pronta presa,
invece noi ci eravamo poi perfezionati. Cioè li facevamo avvitati, con un buco sopra, in una delle parti, per mettere l'innesco e la miccia. E queste ci facevano i compagni delle officine della Roma da Gas. E così come ci fecero la cassetta per metterci dentro 12 kg di tritolo per l'attacco di Gas. Mario Valentini scese giù, noi stavamo lì, Carla e io eravamo su Piazza Barberini, lì all'inizio di Via Veneto, c'era la fontana, attaccate alla fontana, pronti a intervenire se avesse avuto bisogno di noi. Lui scese e gli cadde sto spezzone, che non era fermato bene, si fermò a raccoglierlo, ma se ne andò perché era stato notato, perché tanto i soldati che uscivano dal cinema Barberini avevano notato questo che gli cascavano a fare e lui se ne andò. Alla sera successiva ci provai io. Questo era accaduto, mi pare, il 16 di dicembre. La sera successiva ci provai io, che noi facevamo così. Una volta era in prima linea lui e una volta in prima linea io. No? Allora... Anche perché l'avevano già visto, quindi... Eh sì, certo. Questo ciclista che ritornava lì, vabbè, non è che l'avessero visto bene, ma insomma... Cioè, la sera presto io ci riuscii, però ebbe un momento di colossale smarrimento, perché io avevo un cappotto e c'avevo un cappello, una ovvia, ma si portava allora un po' all'americana, no? Quindi c'è in bicicletta con questo affare. Quando i tedeschi uscirono dal cinema e furono Mario e che risalirono, poi scesero di sotto, e io scesi giù con la bicicletta, io stavo apportato in via facendo finta di fare l'amore con Carla, no? E avevo lo spezzone messo da una parte in modo che se mi fermavano non c'era niente addosso. Al momento in cui Carla ed Lucia e Mario vennero in su per avvertirmi che e io lasciai Carla, presi lo spezzone che avevo messo da una parte, me lo infilai in una tasca interna del cappotto e stavo per crepare, perché quando sono arrivato, superato la fontana, no? La fontana del Verdini, del Tritone, mi metto più avanti della fontana e i camion, dove c'erano i camion tedeschi che raccoglievano questi che uscivano da Cina. Io mi fermo sul lato destro della piazza, e però dal lato interno della piazza, non sul marciapiede, in modo di essere vicino ai tedeschi quando dovevo attaccarli. E fermo in bicicletta, ero in discesa, quindi avevo messo il rapporto al massimo, in modo di poter partire con un lancio, accendo la miccia che stava dentro questa sacca e non viene fuori. Era se l'è pigliata nella tasca. Era 8 secondi, una cosa del genere. E ho detto, vabbè, adesso che butto lì, benzo, ciao. Poi dice, perché insomma, feci uno strappo feroce, proprio feroce, e riuscì a tirarla fuori. La tirai appena nel terra esplosa. Io mi ero appena accettato, feci la pedalata per buttarmi giù in discesa, mi ero accettato giù per via del Tritone. Però mentre aspettavo lì di poter fare l'azione, si era fermata vicino a me, sul lato del marciapiede di Piazza Barberini, sulla destra, guardando giù per il Tritone, si era fermata una macchina degli ufficiali, non so se tedeschi o fascisti, era rimasta col motore e i fari accesi. Mentre io stavo lì in bicicletta e stavo armeggiando per tirar fuori staffare, cioè prima ancora, però mi fregava stai, io quando potevo buttarmi giù per il Tritone ero salvo perché mi buttavo giù per via del Nazareno e lì i pericoli mi trovavano col cavolo.
riuscì a strapparlo, buttare, e mi defilai dai camion, ma ho sentito dopo contemporaneamente il botto e la lampada. Mi sono buttato giù. I tedeschi capiscono subito che sono stato io e cominciano a sparare verso via del Zitone. Io vado giù di corsa e davanti al messaggero perdo il cappello. E a un certo punto la sensazione fu quella di premere i freni per raccogliere il cappello. E buttai giù, attraversai via due macelli, entrai per via Nazareno e la 500, la 1500 che era scesa giù, e mi persi nella strada di Nazareno. Poi io andai a rifugiarmi a casa di Mario Pellettini, che era in via capo le case. Successe poi che da quella sera il coprifuoco fu portato alle 19 e fu proibito l'uso di biciclette e le biciclette durante nelle ore di oscuramento, durante la notte, fino all'alba. Le biciclette furono definitivamente proibite quando Mario Pellettini, il 26 di gennaio, portò l'attacco di giorno a mezzogiorno in bicicletta al corpo di guardia di Regina Celi, che era il capo della guardia, alle SS. Adesso ci arriviamo. Prima però volevo farti un'altra domanda. Ecco, il fuoco, dopo quell'ultimazione, fu portato alle 4:30 del pomeriggio. Questo già nel 43, eh? Sì, sì. Poi ci furono altre restrizioni nei confronti della popolazione, perché Capra si lamentava di partigiani, malgrado le tante che aveva messo sulla loro testa, nessuno gli riconsegnava, e aveva un odio feroce nei confronti dei romani. Quindi cercava di stringere il cappio attorno alla popolazione per snidare i partigiani, la classica strategia terroristica dei nazisti. Sì. Poi stellamenti continui. Ti ho raccontato la storia di Mario Soprata? No. Fu rassellato più o meno in quel periodo. Chi era Mario Soprata? Poeta, che poi ha sposato una sorella di Maria Algata. Mario Soprata era un giovane poeta, un bravissimo compagno, intellettuale di alta qualificazione culturale, eccetera. E faceva pure lui faceva parte dei GAS, i gruppi di azione studentesca, di cui faceva parte anche Emanuele Rocco, no? E come operavano i GAS? Allo stesso modo dei GAP. E cosa che dicevano? L'obiettivo era la scuola, come si chiamava questo qui, Gizio, Massimo Gizio. Cioè cosa facevano? Azioni nella scuola, di sabotaggio, di attacco ai professori fascisti, eccetera. E Mario Soprata fu preso in un rastrellamento ed era armato e fu racchiuso insieme agli altri rastrellati alla caserma di Castro Pretorio, dove adesso è la Biblioteca Nazionale. E lui rimase lì insieme a tutti gli altri. E c'erano i militi della PAI, della Polizia Africa Italiana, che erano rimpatriati dalla Libia, e che facevano il servizio d'ordine, e avevano fatto il rastrellamento. Lui si avvicinò al maresciallo della PAI e disse: scusi, maresciallo, le posso parlare? Ma cosa hai salvato? Niente, io sono, diciamo, una pistola puntata contro di lei. Sono armato, sono un partigiano. O mi accompagna alla porta e mi lascia andare via, poi io lo sparo perché non ho altra soluzione. E questo lo vedo, lo accompagno alla porta e lo lascio andare via contro la macchina. Sono riuscito a sapere che lo vengo a denunciare. Tiro fuori la pistola da base. Prima questo si presentò a casa del commissario Stampacchia. Da solo o c'era anche un... Beh, lui c'aveva un compagno di guardia, di copertura. Mm-hmm. Non facevamo mai reazioni da solo.
C'era per esempio un maresciallo della Piacento Cene, e io ero appunto una delle azioni che ho fatto con Giordano Sangallo, quello di Sangallo che poi è morto su Monte D'Anzio, quel ragazzo. E avemmo la soffiata che un maresciallo della polizia ferroviaria, e che aveva era quello che ci stava cercando, stava facendo delle indagini a Centocene per capire dove stavano e chi erano i partigiani che avevano messo a ferro e fuoco la Brogata, insomma, no? E lì veramente eravamo diventati padroni della Brogata, quando lo racconterò in modo specifico. È stato il mio primo assaggio costosissimo della libertà, che lì guardavano la polizia che era prendere un la mia, la sigla su di la malattia, poi tutti i compagni con la camicia rossa, ci saldavamo così, una cosa bellissima. Però eravate dei ragazzi giovani, che io non riesco a... Io avevo 21 anni, era 1943, 9, 21, 22. E se dovessi descrivere la sensazione che provavi in quel momento, come la descriveresti? Beh, era inevitabile. C'era uno stato di assuefazione al rischio e di accettazione del rischio, quindi anche della possibilità di morire. Ma era meglio morire saltando per aria, così, che sotto tortura. Poi la preoccupazione è che sotto tortura avrei potuto parlare, non lo so, non sono mai stato torturato, e anche di essere torturato, se gli dovesse capitare una seconda volta, anche se riuscivo a non parlare, a farla franca, non si sa poi se la seconda volta avrebbe accettato di essere, di non dire niente. Certo. Questo nessuno, io infatti non ho mai avuto rancore dei compagni che si sono sbracati di fronte alla tortura. Poveretti, ma scherziamo, io ho visto Rosario morto su due botte e non ha fatto il nome di nessuno. Chiamo Rosario. A Via Tasso? A Via Tasso. Non ha fatto arrestare nessuno. Come fu catturato Rosario? Faceva parte, era stato prima il mio primo comandante alla quarta zona. E fu lui che mi dette l'incarico di vicecomandante. Poi fu sostituito da Maggiore Polatti al comando della quarta zona e lui aveva messo su un bel servizio d'ordine, un bel servizio di informazione, collegato anche con i monarchici, eccetera. E Carla l'ho conosciuta a casa sua. Nel gennaio che succede? Perché i gap si sciolgono e decidono? Perché c'è lo sbarco di Azio. E gli alleati ci avevano invitato alla situazione. E poi cosa è successo? È che noi ci sciogliemmo e io fui mandato a Centocene per fare l'insurrezione e altri compagni in altre zone. Rimase un gruppetto al centro con Mario Fiorentini ed altri, perché anche Savinari fu trasferito all'ottava zona, lui sulla zona Egea, che era la più attiva e la più vivace, e io su Centocene, che era un settore dell'ottava zona, come Torpignattara, era Torpignattara, Centocelle, Quadraro e Borgata Cordiani. E guardi ciò. Quindi appena sei ti mandano a Centocelle? A me, 21 gennaio, no, alla fine di gennaio, facemmo due azioni di addio con Mario Fiorentini e lui se ne andò, lui rimase al centro. E a me mi mandarono a Centocelle, Salinari. Se ne andò a venire lì a coordinare l'attività dei capi di Torpignattara di Centocelle, che già erano stati molto attivi, anche con grandi manifestazioni popolari. Io quando arrivavo a Torpignattara quasi esterrefatto, perché c'era il tramvetto dei Castelli che mi portava a tramvetto delle vicinali, che mi portava a Centocelle. E Torpignattara era già in stato d'assedio, con vetture di tram, per esempio passando per il centro della Borgata su
sulla via Casilina, con vetture dei tram rovesciate a chiudere le strade di accesso alla via Casilina, perché lì già c'erano state attività consistenti dei GAP di zona. Vere protezioni di guerra, però. Sì, vere protezioni di guerra. Quando arrivai a Centocelle, io trovai appunto, infatti, quando Carlo mi disse che andava a Centocelle e mi dette i riferimenti, dovetti andare a incontrare prima Franchellucci, che era il commissario politico della zona, e poi, come si chiamava, Forcella, Gigi Forcella, che era invece il comandante militare dell'ottava zona, e poi si trasferirono sul Monte Tancia, no? Sì. Fu la, sì, una delle parti consistenti della brigata del Tancia. E quindi sei arrivato lì, e sei messo in collegamento. Mi accorgo che Roma era già in un pesante stato d'assedio, che lì aveva fatto, poi ne facevo anche altri, poi fu ammazzato il commissario che era stato mandato lì da Caruso per risolvere il problema, fu giustiziato, furono dei due compagni che andarono lì e a casa sua. E lui, noi prima facemmo un'azione per farlo poi, però stampacchia. Dagli esperti come eravamo. Stampacchi era il commissario. Sì, Stampacchi. Vabbè, questo successivamente poi, la sera. Via Centocelle è una cosa che va vista nel complesso con l'attività che ho svolto. Era la fine di febbraio, la fine di gennaio, per tutto febbraio, fino ai primissimi di marzo. Io fui chiamato praticamente il 4 marzo a Roma, al centro del GAP, e feci appunto l'azione di via Tomascelli e poi l'azione di via Sella. Ma io lì facevo la prima azione contro Stampacchia, e avevamo le bombe a mano Balilla. E io mi ricordo che avevo un cappottone pesante perché era inverno e faceva freddo. E tirai a mezzo metro di distanza queste bombe sulla macchina di Stampacchia. Non si ruppero nemmeno i vetri. E io sentì uno scroscio di scheggette che venivano sul mio cappotto. Le bombe Balilla erano proprio bombe Balilla. Erano fatte, erano proprio dei, dei giocattolini. Sì. Ma quindi questa azione contro Stampacchia dove l'avete fatta? È sulla via Casilina. Sulla via Casilina. Sì. Quando questo? Nel gennaio? Nel gennaio, nei primi di febbraio del 44. E fu quell'occasione che Stampacchia fu ucciso o ci fu un'altra azione? No, cioè, non fu ucciso. Perché proprio non gli fece niente. E allora eravamo inesperti, il fatto di anni. Io mi hanno dato questa bomba a mano, io e gli altri quattro eravamo, e gli abbiamo tirata, niente, non si è fatto male a nessuno. La macchina è passata e se n'è andata. Pensa, con quelli, la roba faceva con la guerra. Il fascismo aveva portato gli italiani a fare la guerra. Quando c'erano i tedeschi, c'erano quelle bombe a Mazzanello che abbiamo usato, e facevano quelle, una sola di quelle. Facciamo saltare in aria un camion. Non facciamo mai le azioni da solo. C'era per esempio un maresciallo della Centocelle. E io ero appunto una delle azioni che ho fatto con Giordano San Carlo. Quello di San Carlo che poi è morto su Monte Tancia, quel ragazzo. E avemmo la soffiata che un maresciallo della polizia ferroviaria e che aveva era quello che ci stava cercando, stava facendo delle indagini a Centocelle per capire dove stavano e chi erano i partigiani che avevano messo a ferro e fuoco la brigata, insomma, no? E lì veramente la polizia è arrivata. In modo specifico, è stato il mio primo assaggio gustosissimo della libertà, che lì guardavano la polizia che prendeva la nera, la sigla si chiamava la posteria, poi tutti i compagni con la camicia rossa, ci salutavamo così, una cosa bellissima, non facevamo mai reazioni.
C'era per esempio un maresciallo della, della Piacento Cene, e io ero appunto una delle azioni che ho fatto con Giordano San Carlo, quello di San Carlo che poi è morto sul Monte d'Ancia, quel ragazzo. E avemmo la soffiata che un maresciallo della polizia ferroviaria e che aveva era quello che ci stava cercando, stava facendo delle indagini a Centocene per capire dove stavano e chi erano i partigiani che avevano messo a ferro e fuoco la Borgata, insomma, no? E lì veramente la morietta di valore della Borgata, poi te lo racconterò in modo specifico. Il primo, è stato il mio primo assaggio gustosissimo della libertà, che lì guardavano la polizia che prendeva via la mia, la sigla si chiamava l'osteria, poi tutti i compagni con la camicia rossa, e ci salutavamo così, una cosa bellissima. E allora questo che parlavamo? Di questo commissario che vi cercava, questo militare che vi cercava. Ah, questo maresciallo. Maresciallo. E lo sapemmo, lo individuavo e andammo Giordano San Carlo e io, lo seguimmo mentre lui andava, forse nel corso delle sue indagini, verso la Borgata Alessandrina, dove noi avevamo dei forti presidi partigiani che volevano fare un rasserramento, che fecero poi proprio il 4 marzo quando io fui chiamato a Roma, che però non ha avuto un grande successo quel giorno, purtroppo ha avuto successo successivamente. E Giordano lo fece fuori. Nel gap centrale, diciamo, io, sì, io, nella zona. I primi giorni di marzo vengo richiamato a Roma. Uh-huh. Perché viene richiamato? Perché ormai l'insurrezione era fallita. No, non si voleva più fare. Non l'avevamo fatta. Noi avevamo preso, ma lì qualche giorno dopo sono arrivati i tedeschi, i compagni sono dovuti andare via, insomma, fascisti e nazisti, e i compagni se ne sono dovuti andare in montagna, andavano tutti in Sardegna. Tu avevi già una taglia sulla testa allora? O dopo via Rasella? Sì, ma insomma, ma non individuando. Uh-huh. Sì, Paolo. Loro cercavano Paolo, studente in medicina. Ma non sapevano più di questo, perché Guglielmo Blasi, che aveva tradito, non conosceva il mio nome. Però Guglielmo Blasi tradì dopo via Rasella? Eh? Dopo via Rasella. Dopo via Rasella. Senti, arriviamo a via Rasella, quindi. Come fu organizzata l'azione? Ma quando io ero a Centocelle, già tentarono di mettere su un'azione, però in misura meno massiccia. E dovevano essere un partigiano e una partigiana che andavano in giro con un grosso pacco pieno di spezzoni, che lo lasciavano nel momento in cui arrivava questa cosa, questa compagnia della Bozen, undicesima compagnia del terzo battaglione dell'SS Polizia Bozen, e 160 uomini preceduti, che passavano tutti i giorni, una forte azione di risposta a questa provocazione quotidiana. Siamo arrivati appena in tempo, tanto ero stato richiamato, mi usarono subito per via Tomacelli e poi insieme a Salinari, Calamandrei e Fiorettini mettemmo su il piano che poi comunque portato a termine il 23 marzo e scegliemmo il giorno del 23 marzo e dovevamo fare contemporaneamente via Rasella e l'Adriano dove i fascisti si sarebbero dovuti riunire di nuovo. Questo era il programma, contemporaneamente.
Soltanto che da un lato i nazisti, dopo via Tomaselli, proibirono ai fascisti le manifestazioni pubbliche. Dall'altro, in qualche misura siamo stati, abbiamo proprio scelto l'ultimo giorno della iniziativa del transito di, questa compagnia dell'SS, perché il giorno dopo avrebbero dovuto sostituire la undicesima compagnia che era stata, che svolgeva attività di polizia militare a Roma, dovevano sostituirla loro. E quel giorno, anche per questo probabilmente, arrivarono con 2 ore di ritardo. Se non avessimo fatto il 23 marzo, forse non si vedeva mai.